Ci vediamo sul 13, questo viaggio che continua in una delle realtà più importanti, direi, della nostra regione, con il presidente di Euroform, Salvatore Licata. Grazie per averci ospitato. Grazie, benvenuti. Per chi non vi conoscesse, possiamo dire che negli anni Euroform è diventata una importante realtà per quanto riguarda il mondo dello studio e poi del lavoro soprattutto. Sì, ti ringrazio. Euroform è una scuola professionale dei mestieri. Teniamo molto ad esaltare questa etichetta che ci siamo dati, perché diamo grandi opportunità ai nostri giovani, giovani che vengono dal mondo della scuola, quindi dalla scuola media inferiore, ma anche giovani che vengono dalla dispersione scolastica, perché i percorsi IFP voluti dal Ministero, abbreviati IFP, sono percorsi di istruzione e formazione professionale, non sono altro che la sintesi di delle buone prassi che tanti anni fa, addirittura dopo il dopoguerra, venivano sperimentati in Germania e in Belgio, nei paesi del nord Europa. Non a caso questi paesi poi hanno avuto un'evoluzione. Hanno avuto un'evoluzione e le scuole dei mestieri, diciamo, sono state. Posso farle una domanda precisa? Qual è il vostro obiettivo, proprio puntare sui ragazzi, ma in che modo? Noi innanzitutto puntiamo sui ragazzi perché la scuola è completamente gratuita. Riteniamo che in una didattica innovativa, e quest'anno addirittura diamo l'opportunità ai ragazzi del primo anno di regalare un iPad. Ma non è lo strumento in sé, l'iPad innanzitutto è il marchio di eccellenza della Apple, è la sintesi di un percorso didattico e professionale che serve ai ragazzi. I ragazzi oggi sono, diciamo, svogliati con le materie. Noi intendiamo con l'iPad apportare una didattica innovativa in base all'evoluzione dei tempi. Quindi un metodo didattico capace di attirarli e soprattutto in pochi anni di far raggiungere loro dei traguardi ambiziosi, che sono al terzo anno la qualifica professionale e al quarto anno il diploma tecnico. Sono dei titoli riconosciuti in ambito comunitario. Noi ci troviamo in questo momento nella sede di Via Piedemonte a Palermo. Ci sono tante sedi e in questo momento, mentre noi vi stiamo parlando, la scuola è in piena attività. La Sicilia però è piena di sedi Euroform. Sì, innanzitutto Euroform negli anni ha realizzato sempre sedi nuove. Addirittura siamo a 26 sedi che sono distribuite, si trovano in 7 province della regione siciliana. Oggi Euroform è considerata una delle migliori scuole professionali del mestiere, con una popolazione studentesca di oltre 4.000 alunni e addirittura un corpo docente di 1.000 professionisti, tra docenti che insegnano le materie, quelle tradizionali degli istituti professionali. E la ricchezza della nostra scuola sta nel selezionare i veri professionisti che li preleviamo dal mondo del lavoro, dalle aziende. Se lei è d'accordo, Presidente, dopo questa chiacchierata anche informativa su Euroform, anche se in sovraimpressione avrete delle info, proprio per documentarvi, noi andremo all'interno di alcuni dei corsi di questo istituto, perché... Vi ringrazio per questo. Ce lo consente? Assolutamente, anche perché Euroform in questi anni, le famiglie ne sono testimoni, i ragazzi, abbiamo investito molto a creare laboratori efficienti, dotati di tutte le attrezzature. Tra l'altro queste attrezzature e anche le materie prime che sono necessarie per realizzare, diciamo, il processo didattico, li mettiamo a disposizione dei nostri docenti e i ragazzi in 3-4 anni hanno l'opportunità, e in questi anni abbiamo rilasciato tanti titoli, per cui i nostri ragazzi poi vengono inseriti fattivamente al mondo del lavoro. Anche se, diciamo, vorrei in questo modo rappresentare quello che Euroform vuole realizzare con loro, l'auspicio di portare qualcuno di loro, non tutti, a realizzare, a creare un'impresa. Speriamo, ce l'auguriamo, ma per trasformare in termini pratici quello che vi abbiamo appena detto, seguite il nostro viaggio perché ne vedrete veramente delle belle. State con noi. E dopo aver parlato con il presidente su questa realtà Euroform molto importante in Sicilia e a Palermo, quindi nel nostro capoluogo, i profumi non so se vi possono arrivare, ma credetemi, siamo nel cuore di questa cucina che crea dei talenti straordinari, forma dei talenti e quindi la qualità in cucina, nel corso di cucina di Euroform insieme tanto a Paolo. Ciao Paolo, benvenuto. Grazie mille, benvenuti a voi. È un piacere essere qui in questa realtà che stiamo conoscendo e invitiamo tutti i giovani, tutti quelli che hanno voglia veramente di
crearsi un futuro di pensare a Euroformo. In questo caso corso di cucina. Mi vuoi descrivere un po' quello che sta succedendo e come avviene un corso di cucina? Assolutamente sì. Innanzitutto benvenuto Vincenzo, grazie mille per essere qui con noi. Allora, oggi nello specifico siamo qui a fare una lezione del percorso del settore agroalimentare. Percorso settore agroalimentare cosa vuol dire? Operatore che prevede vari sbocchi lavorativi. Fondamentalmente sono tre. Il percorso per diventare pasticcere, per diventare pizzaiolo, per diventare panettiere. Trasformazione agroalimentare per quale motivo? Perché si trasformano le materie prime in prodotti finiti. Oggi nello specifico siamo col professor Giovanni Laudani. Professore, Laudani. Buongiorno, benvenuto. È una pedina fondamentale. Fondamentale, docente di pizzeria. Loro sono ragazzi di quarto anno, okay. Quindi sono ragazzi che stanno terminando il loro percorso formativo. Ragazzi che si stanno specializzando, in questo caso oggi, nella realizzazione di pizze gourmet, quindi cosa vuol dire? Pizze che hanno impasti particolari e farciture particolari. Giovanni, ci descrivi un attimino oggi nello specifico che cosa hanno fatto? Sì, allora oggi parleremo con i ragazzi di impasti cosiddetti alternativi, impasti realizzati con polveri di altra natura, impasti alla lechinizia, al curry, alla barbabietola, con polvere di açaí, e alga spirulina. Sono molto ricercati anche dal pubblico che va a mangiare la pizza. Assolutamente sì. Quindi insomma vi inserite in un segmento in cui c'è grande ricerca anche della pizza e di come si fa la pizza. Sì, è molto molto complesso, ma i ragazzi iniziano a capire che effettivamente ci sono settori del lato pizzeria che effettivamente danno soddisfazioni a un pubblico molto attento. Con Euroformi i pizzaioli non saranno più gli stessi, credetemi. Paolo, è vero, è così? Assolutamente sì. Una cosa fondamentale per noi qual è? I ragazzi vedono sì l'impasto della pizza, calcola che i ragazzi per 4 anni fanno tutti i percorsi formativi. Nel questo caso oggi con il quarto anno noi abbiamo deciso di dedicarci al discorso delle intolleranze alimentari, problematiche varie, molto spesso si sente parlare intolleranza al glutine, intolleranza ai latticini. Questo è un motivo per cui si sta cercando di dimostrare ai ragazzi che la pizza sì, ma non è solo la semplice pizza, c'è la possibilità di fare tantissime cose, c'è la possibilità, il docente addirittura nella sua pizzeria, perché ricordo che tutti i nostri docenti professionisti, li chiamiamo professionisti per quale motivo? Perché oltre che a insegnare, ognuno di loro è professionista nel proprio settore. Il professore ha la sua pizzeria, ricordami a quanti impasti sei arrivato? Solamente 54. Solamente. Insomma, un bel record. Abbiamo, anche per concludere una battutina e poi passiamo agli step successivi, ci sono tanti ragazzi che stanno lavorando, non so se c'è qualcuno, Paolo, che vuoi coinvolgere, magari. Assolutamente, una battutina. Adesso sono diciamo un po' due cose veloci. Ovviamente concentrati, perché siamo all'interno del corso di cucina. Chi è che secondo te è meno timido e ha voglia di... Ma tu timido non c'è, allora ti dico, ti confido un segreto. Sì. Allora, noi loro li abbiamo visti da subito, le ragazze hanno cominciato appena uscite dalla terza media, quindi hanno cominciato il primo anno, erano timorosi, non volevano entrare in cucina, no, io questo non lo so fare. Diciamo che in 4 anni li abbiamo visti fiorire. Quindi chi possiamo... Sì. Carmelo. Se poi quello è il risultato... Stiamo parlando di una semplice pizza, ma con delle mani. Beh, c'è la presentazione che è fondamentale. Carmelo, vieni. Carmelo, dov'è vieni Carmelo? Qui con una noi. Battuta veloce. Allora, Paolo, la cosa, se io ti dovessi chiedere cosa ti ha dato Euroform in questi 4 anni, da quando hai finito la scuola media adesso, cos'è che è la cosa che ti ha colpito più di tutti di Euroform? Che siamo partiti dalle basi. Tutto è stato un inizio che non ha mai fine, è sempre un insegnamento. Si parte dalle basi, hai detto una cosa importante, Paolo, per arrivare poi a punti importanti, anzi a vittorie magari importanti. Assolutamente sì, se tu calcoli che loro... Ti sto dando un gancio. Certo. Loro calcola che i ragazzi già dal secondo anno vanno a fare gli stage presso altre aziende, quindi vuol dire che loro lavorano secondo, terzo e quarto anno, verso maggio, terminano il percorso formativo a scuola e vanno a lavorare in un'azienda per circa 2 mesi, in maniera che loro possono vedere a 360 gradi qual è il vero mondo lavorativo. E questo è
c'è la doppia possibilità, perché cominciano a conoscere realtà lavorative, sbocchi lavorativi, cominciano a farsi conoscere. Senti, adesso vedremo delle immagini, le state vedendo, di quello che succede anche intorno a noi, ma adesso dobbiamo anche conoscere altri protagonisti. Assolutamente sì. Seguiteci. Allora, la ricetta la devi fare in questo modo. Prendi il prezzemolo, dopo che hai preso il prezzemolo, cominci a tritarlo. Paolo, aspettami perché siamo in un altro punto importante del corso di cucina, vedo talenti crescere. Assolutamente sì, allora questo diciamo è una fase di allenamento, perché non esistono soltanto gli allenamenti sportivi, esistono anche gli allenamenti in cucina. Sì. Questo per quale motivo? Tommaso Bonfardeci frequenta il corso di operatore della ristorazione al terzo anno e quest'anno gareggerà il concorso nazionale di cucina che a breve a Rimini dal 15 al 18 di febbraio. Lui gareggerà in questo caso come cucina calda sezione singola junior. Quindi sarà lui da solo. Ma spiegami in parole povere, anche perché ci sta seguendo, che significa? Assolutamente, allora lui prepara un piatto a base, il tema principale di questo concorso quest'anno era il filetto di halibut, che è un pesce particolare della Groenlandia. Un piatto che non ti dirò che piatto non è perché dire, è segreto. È in fase di preparazione, quindi non vi possiamo svelare nulla, ma credete, stanno lavorando sia colui che appunto abbiamo presentato, sia anche la ragazza che... Buongiorno, salutiamo tutti quanti. Anna è la nostra valida assistente di cucina che supporta i docenti in tutte le varie fasi, sia di lezione che anche di supporto adesso con Tommaso. Appunto lei sta aiutandolo nella fase di allenamenti. Una cosa di cui veramente andiamo fieri, il fatto che Tommaso ha gareggiato prima di questa selezione a Rimini, c'era stata una selezione come nel concorso migliore allievi degli istituti alberghieri siciliani. Nella fase provinciale a Palermo è arrivato primo, quindi è risultato come primo di tutta Palermo e provincia tra gli allievi degli istituti alberghieri. È una bella soddisfazione. Grandissima. Soddisfazione, ti faccio grande in bocca al lupo. E noi, per concludere questo viaggio all'interno del corso di cucina da Euroform, secondo me manca ancora una cosa, manca la sala. Assolutamente, adesso ci spostiamo e andiamo a vedere. Andiamo. Bocca al lupo! Direi che questo ultimo momento è la cura del particolare, non può mancare nella vostra. Allora, noi abbiamo visto un po' tutti i nostri percorsi, operatore agroalimentare la pizza, operatore ristorazione il ragazzo che parteciperà al concorso e qui siamo sempre operatore della ristorazione il percorso sala. Nello specifico siamo nella nostra sala, è una sala da ristorante a tutti gli effetti, con tutte le attrezzature, tutte le strumentazioni per poter svolgere un servizio di sala. Abbiamo con noi il professor Conticelli che sta facendo... Buongiorno professore. Buongiorno. E allora ci dica soprattutto quello che succede in questo momento. I ragazzi stanno facendo, stanno apparecchiando la tavola secondo il tema siciliano e quindi... In lavorazione, siamo sì. In lavorazione perché qua non ci si ferma mai, insomma è la parte anche molto importante perché poi quando arriva il cliente vuole trovare insomma il meglio e qui lo costruite bene. Qua il percorso è finito, abbiamo i pizzaioli che preparano la pizza, i cuochi che cucinano e poi i ragazzi che imparano anche ad affrontare un servizio suddiviso nelle varie tipologie di eventi. Tra i nostri percorsi formativi che facciamo, uno dei moduli è anche la gestione degli eventi, quindi l'evento matrimonio, l'evento i vari eventi che vengono fatti. Sì, una cena aziendale piuttosto che un matrimonio. Insomma, tanti eventi importanti curati nei minimi particolari, dalla A alla Z come abbiamo visto. È stato un bel viaggio che mi ha fatto fare all'interno di questo corso di cucina di Euroform. Il nostro viaggio continua, non rimane altro che dirvi dal corso di cucina buon appetito.